È stata una bellissima giornata, una bellissima iniziativa. Va dato atto, merito e fare i complimenti agli organizzatori dell'iniziativa. Le giornate di orientamento giocano un ruolo determinante per gli studenti che si accingono ad avviarsi agli studi universitari. Basta un solo dato: il 30% delle matricole dopo un anno si accorgono di aver commesso un errore, perché spesso sono condizionate nelle scelte dai genitori, amici, che magari conoscono poco che l'università è totalmente cambiata negli ultimi 10 anni. Quindi questa iniziativa è interessante, secondo me va ripetuta però nelle singole scuole. Ogni scuola, ogni preside, riunire i ragazzi delle quinte e fare orientamenti specifici, perché è chiaro, in una organizzazione così complessa e soprattutto affollata come oggi, necessitano di piccole informazioni e dettagli che lo studente qui non può avere. Professore, che università è quella di oggi, quella che si presenta ai giovani? Lo vediamo insomma in questi giorni, le proteste anche nei confronti della riforma Gelmini. È un'università profondamente cambiata. Oggi si va verso un'università dicotomica, cioè due grossi blocchi, uno di tipo privatistico, quindi università private a numero programmato, chiuso, chi ha i soldi può accedere, e l'altra è l'università pubblica, che da queste iniziative ministeriali si sente fortemente indebolita, perché comunque si va verso un'università pubblica dove mancheranno risorse finanziarie, mancherà il ricambio generazionale, e quindi lo studente non avrà, in linea di massima, non troverà un ambiente che è quello che hanno conosciuto i genitori o i nonni qualche ventennio fa. Noi lavoriamo tutto l'anno per questo, noi lavoriamo tutto l'anno per i ragazzi, per le scuole e soprattutto per il passaggio quanto è più efficace dalla scuola all'università. Veniamo presso le scuole e soprattutto lo dico spesso ai ragazzi, loro quest'anno e negli anni passati hanno un'occasione molto importante, è l'università che va presso le scuole. E quindi diamo la possibilità ai ragazzi di conoscere l'offerta formativa, come funziona l'università, come funziona il meccanismo scuola-università, che per un ragazzo che è abituato a vivere la sua vita quotidiana in una scuola, quindi con un'organizzazione completamente diversa, adesso con l'università cambia tutto. E quindi il ragazzo deve essere pronto ad affrontare l'università. E noi questo facciamo, svolgiamo non solo un'attività che può essere professionalmente, da un punto di vista didattico, importante, facciamo conoscere l'offerta formativa, ma diamo l'opportunità ai ragazzi di affrontare passaggio scuola all'università nel migliore modo possibile. Quanto sono importanti giornate come queste per giovani che devono scegliere la giusta facoltà universitaria, il principio che dovrebbe aiutarli a scegliere il giusto percorso universitario? Sicuramente sono molto importanti, perché possono offrire la più ampia informazione possibile, proprio sulla base della maggiore informazione più capillare che gli studenti possono avere conoscenza di quello che è possibile per loro fare, e insieme con l'aiuto di persone competenti come dell'orientamento e dei loro docenti possono contribuire ad una scelta oculata del corso di laurea, che è sempre la garanzia per poter avere successo sia nella vita che ovviamente negli studi. E noi della Facoltà di Scienze dell'Università di Salerno partecipiamo molto spesso ad iniziative di questo tipo. Le troviamo utili perché sicuramente consentono agli studenti di rendersi conto di quali sono le offerte formative nella loro zona. Quindi la nostra università, che si trova tutto sommato a buona distanza da questa sede, cioè il Vallo di Diano, sicuramente dà buone possibilità. Poi di recente abbiamo offerto anche, come dire, la possibilità a studenti fuori sede di accedere alle residenze universitarie, e poi abbiamo una serie di servizi di ottima qualità per studenti che vengono da lontano. La nostra facoltà in particolare offre, diciamo, 6 corsi di laurea e altrettanti corsi di laurea specialistica, che ora stanno per diventare corsi di laurea magistrale, in tutte le discipline più, diciamo, di base per le scienze. Quindi particolarmente le dico nell'ordine con cui sono nate questi percorsi, che sono fisica, informatica, poi successivamente matematica,
chimica, valutazione e controllo ambientale, scienze biologiche. Quanto sono importanti giornate come queste per gli studenti che hanno un primo approccio con il mondo universitario? Beh, sono fondamentali per orientarsi, è una scelta importantissima per la vita. Dicevo ai ragazzi poco fa che magari avessi avuto io l'opportunità di essere indirizzato su questa scelta. I ragazzi, come docenti, insomma, che sono impegnati in queste attività, hanno una grande responsabilità. E una giornata come questa penso abbia scosso un po', no? delle corde molto, molto importanti nelle coscienze di tutti i ragazzi, perché la scelta della facoltà in qualche modo è legata molto al futuro, a ciò che si farà nella vita.